quindi niente, spostiamo sta roba qua prima che faccia confusione. Allora, Necropolis, Curse of the Lost, che fa sempre bene, sempre molto piacevole fare Curse of the Lost. Dovrei lasciare tutto in mano alle mosche. Ok. Ah, scopriamo là. Cosa, non sia mai che ci sia un cuore azzurro, vero? Troppo bello per essere vero. Io con questi lascio in mano alle mosche. Fa malissimo. Le mosche fanno veramente male. Tra l'altro, vedi? No, è Rotten Baby. Ho scoperto che è Rotten Baby a rigenerarmi la vita quando colpisce ogni tot, eh. Non sempre, ma ogni tot. Quindi, buono, utile, vuol dire che fa molto male e rigenera. Potrebbe essere utile anche per il boss. Dobbiamo cercare di cominciare a pensare che. Andiamo, tanto vediamo un po' se qua c'è un. Non c'è nessun cuoricino spirituale qua. Maledizione. Cominciare a pensare se siamo abbastanza forti o meno per tutta la riga di boss. Dalla mamma. Qui ci sono già stato. Dalla mamma a Satana. Oltre poi è un altro discorso. È troppo grosso tutto ciò. So che me ne pentirò amaramente di non aver trovato. Perché non ha colpito niente? Non ha colpito. Ha colpito e non ha ucciso? Maledetti. Facciamo così, vediamo un po'. Riesco a prendere tutte e due? Sì, riesco a prendere tutte e due, ma non è uscito fuori niente di utile. Anche i ragnetti mi stanno dando una mano. Un po' meno delle mosche, mi sembra, però non malissimo neanche loro. Se andiamo giù, direi di sì. E mi sa che questo piano lo faremo abbastanza rapidamente, nel senso che troviamo velocemente la stanza degli oggetti, la stanza del negozio. No, la stanza del negozio l'abbiamo trovata. Sì, l'abbiamo già trovata. Perché non attiriamo anche le casse? Forse perché sta attirando l'affare, non noi. Potrebbe essere quello il motivo. Questa stanza non mi piace. Ed è per questo che. Più, 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 più. Wii, wii. Ok. Ed è per questo che faccio ciò. Questo è morto. Vieni, 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 amico. Wii. Ritorna. Dove sei? T'ho perso. Ah, faccia. Torna indietro. Resta lì. Ah, come li odio. Quelli che spariscono da un lato all'altro della stanza. Non li sopporto veramente, i boss. Allora, qua c'è qualche pietra azzurra? Pietra, vabbè. Pietra tinta, roccia tinta? Direi di no. No. La stanza degli oggetti non l'abbiamo ancora trovata, vero? Non mi sembra di averla ancora trovata. Sì, lo sono stato colpito, ma lo stesso. Non è fondamentale per la vita dell'uomo. Ora questo incomincia a essere un problema. Ah, ce l'ho fatta. Ne sono uscito vivo. Non so come. Forse probabilmente grazie alle mosche. O ai ragnetti. Forse i ragnetti. Mi ha salvato i ragnetti mi hanno salvato le chiappe. Ho 7 bombe. Quindi posso metterla qua. Una bombetta. Dammi un cuore spirituale e andiamo. Qua di sotto ci sono già stato, qua invece no. Ok. Trovare un modo veloce per non andare. Bravo. Opla. Opla. Ok, a posto. Ok. E devo trovare la stanza degli oggetti. Che non è qua. Da qua ci vengo io, mi sembra. Da qua ci vengo io, no? Sì, no, da qua sono andato. Da qua vengo io. Non riesco a trovare la stanza degli oggetti. Che fine avrà fatto? Qua non è. Oh, fico. Ma perché no? Perché no? Ma prima non andava, ora va? Vabbè, fa lo stesso. Ok, 14 monete. Manca uno. Cosa c'era nella stanza nel negozio? C'era? Ah, non mi ricordo più. Adesso andiamo a vederlo. E fare Curse of the Lost in Necropolis non è propriamente una bella mossa, eh? Cioè, sei stato scorretto. Lo sapevo, mi avrebbe colpito. Peccato. Avevo provato a evitarlo, ma non è stato abbastanza schivare. Questi li odio a morte. Speriamo che le mosche mi diano una mano. Mosca?
Perché le mosche non mi danno la mano con sti stronzi? Maledizione a voi. Datemi tutto ciò che mi serve, forza. E bombe, una qua. Non mi danno nulla, non me lo danno un cuore nero. Dai, datemi un cuore nero, forza. Questo cos'è? Two of clubs, ok. Ok, ci posso stare. E la usiamo subito, tanto. Non credo di trovare tante bombe in giro. Entriamo qua dentro. Pillole. Feromoni, me ne frega niente. Lockdown. Carino. Aver speso un cuore per una pillola feromoni. Non trovo, ragazzi, non trovo la stanza degli oggetti. Non è che l'ho già trovato in realtà. E sto girando a vuoto da un'ora. Eccola qua. Oh, l'ho trovata. Aia. Basta. Ok, cosa c'è? Curse die. Non so se ho fatto una buona cosa. Potevo mollarlo, secondo me. Potevo non prenderlo, sapete? Vabbè. Vediamo, lo scopriremo solo più avanti se sta cosa sarà stata sensata o meno. Al momento l'idea è che, avendo max head più casino di roba, più magic mushroom, più... Ah, ecco cos'è che succhia. Che succhia, che brutta cosa. E Charm of the Vampire avevo preso, sì, vero, vero. Allora, lo facciamo? Sì, lo facciamo, via. Tutto, tutto, ok. Quello lo raccolgo dopo, eh. Ciao, 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 ciao. E gne. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. L'ho visto e direte, ma perché non esulti? Perché sono un po' impegnato, un attimo, eh. Oh, oh. Meno male che ho sentito che ridevano. Uno, due. Due? Basta? Tre, ecco. Fanculo! Ah, vabbè. Vieni, dai, forza, rifacciamo. Sto cercando di fargli fare una scia che blocchi. Ok, almeno uno di loro. Vieni. Fate il giro. Perché non fai quello che ti dico? La 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 la. Vieni di qua. Muori. Muori. Ok, sì. Dai, forza. Venite un po' fuori. Ok, uno. Ok, due. Terzo. Ce n'è un quarto? No. Non ce n'è un quarto, sono tre, vero? Dai, forza, esci fuori. Opla. C'è un quarto. Ci sono. Ci sono, ci sono. Ci sono, ce ne so, c'è un terzo. Una terza ondata. Perché manca? Prendi invece di mancare, ok. Fine? Ok. Allora. Quasi quasi. Ma sì, perché no? Perché no? Adesso dobbiamo trovare invece di nuovo la stanza del boss. Dov'era la stanza del boss? Credo fosse molto a destra. Tanto scoppiamo qua. Scoppiamo qua. Niente. Oh! Agalaz Ansuz Vision. Vision, non ricordo. Non ricordo. Aspettate, non ricordo. Non ricordo. Agalaz Vision, Vision. When you... cazzo, scusate. Mi ero distratto. Reveals entire map, including all secret room locations. Quindi troviamo un po' sta cazzo di stanza del boss. Dov'era? Questa è la stanza con... Me lo ricordo. Mi ricordo. Questa me la ricordo, sta zona. Ok, quindi devo andare giù. Giù. A destra. A destra. Giù. A destra. Di nuovo a destra. Giù. E poi qui. Ok, l'ho trovato. The Fallen. Quindi sarà un oggettino del... Oh, oh, oh. Sarà un oggettino della stanza del... Oh, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Lo sapevo, sarebbe successo. Però sempre meglio così che un laser in faccia che tira giù anche il morale. Il mio morale, inteso come.
Book of Sin era proprio il peggiore oggetto che mi potesse dare. Cosa mi dai di bello? Tuo Spades. Poteva essere peggio in confronto, però invece questo qui mi dà The Rosary. I like it invece stavolta. Non mi serve a niente, non mi serve a niente però adesso, ora che ci penso. Però... shh, non ditela a nessuno. Ah no! Ma io ho sbloccato un po' tutto qua. Strano. Vabbè, prendo The Rosary. Va bene, e andiamocene via. Ansuz la proviamo, la cerchiamo, vediamo un po' se abbiamo un altro curse qua, perché abbiamo curse die, quindi potrebbe essere. No, ok, quindi non la teniamo adesso, non la teniamo ancora. Tre casse a muzzo con roba mista, è interessante, non proprio. Il giusto, interessante. Oddio, questo di solito corro, fortunatamente stavolta non è stato possibile. Ma di solito corro velocissimo sotto a uccidere quei due, poi mi prendo una faccata in faccia con il terzo. Qua cosa c'è? Niente. Mi sono dimenticato che devo caricare il colpo con sti qua, con Curse Die. Ah, ok. Io spero che intanto la mosca faccia il suo lavoro. Fai il tuo lavoro, mosca. No! Parato! Peccato. Vieni qui, amico. Ah, di qua direi che non c'è altra scelta. Oh, meno male che mi ha colpito. Quegli affari che... quei teschi hanno preso Edward McMillan, è stato molto stronzo, ha detto. E qual è il nemico più fastidioso del gioco? I teschi che bisogna colpire di schiena. Bene, come possiamo renderli più fastidiosi? Beh, un modo per evitarli e renderli molto più facili è volare. Quindi, perché non facciamo volare anche loro? Ecco. Questo probabilmente è stato il loro ragionamento. Però devo dire che carico abbastanza velocemente. Non voglio sprecare tutte le bombe, ma io voglio un cuoricino nero. Niente, vabbè, non ne spreco più, basta. Mosche, mosche, help me. Mosche, mosche, help me. Ok, ho 18 chiavi. In quanto adattive siamo stati abbastanza sfigati. No, quanto adattive, in quanto oggetti, punto. Non in quanto adattive. Io lo prendo solo perché lo voglio usare quando mi serve. Poi usare, ma tipo adesso. Così, giusto per. Mi può servire adesso. Oh signore, sapevo sarebbe successo. Mi può servire per tutta la... per tutta la stanza, poi andare a prendere The Game Key dopo. Perché si carica più a lungo ed è già carico. Quindi va bene. Una bomba e una chiave la possiamo usare. Perché no? Vorrei dare dei cosi alla donazione, magari, se trovo il negozio. L'ho trovato già il negozio? No, non l'ho ancora trovato il negozio. Ok, grazie. Grazie di esistere. Questi sono abbastanza facili, anche se si nascondono, mi danno fastidio. Sono incastrati. Prima te, no, prima te, no, prima te. No, prego, prima lei, prima lei, prima... no, prima lei. Erano così, incastrati. Andiamo già al boss. No, perché Depths 2 è la mamma. Giusto? Sbaglio? Non mi ricordo più. Ogni volta mi perdo. Se metto una bomba qua in mezzo, scoppio tutte e quattro o nessuna dei quattro? Tutte e quattro, ma è naturalmente stato inutile. Andiamo a vedere se trovo la stanza degli oggetti prima, così posso depositare queste 45 monete in allegria. Ok, qua sotto sarà quasi sicura. No, non è qua. Dove cacchio è? Oh. Ah, c'è una stanza enorme là in cima che non abbiamo ancora neanche minimamente visitato. So che c'è una stanza del boss, della sfida del boss da usare quasi free. Però adesso prima voglio andare nella stanza degli oggetti. Muori. Crepa. Preda. Sono verdi, quindi cosa lasciano? Un oggettino a cazzo? No? Neanche un oggettino a cazzo. Mi ricordo più cosa fanno. Ah, spawnano i cazzilli che lanciano le lacrime.
Ok. Morti abbastanza agevolmente, devo dire. Tanto sono neri, lasciano dei cuori rossi. Quanto vorrei un Dark Bomb adesso. Ok, andiamo qua dentro. Oh, sapevo. Lo sapevo, non ci sarebbe stato niente di utile. Grid, non servi. Perché se... se non a far provocarmi dei danni. Maledizione a te. E a chi dice bene di te. Ci sono cuori spirituali da raccogliere? No, non ci sono nessun cuore spirituale da raccogliere. Qua sopra, ma perché no? No. Vieni, vieni, venite, forza. Una. Due. Due? Solo due? Va bene, cosa mi manca? La stanza del... sfida del boss. Andiamo. Mamma mia. Riflessi però, Totare che riflessi. Che prontezza di riflessi. Qua sotto cosa c'è di bello? Ne vale la pena? Secondo me sì, ne vale la pena. Per il momento non ne è valsa la pena. Non ne è valsa per nulla la pena. Va bene così, va bene così. Non dovrebbe essere poi così complicato. Non mi ricordo la rotazione che parte con Loki qual è. Ma non dovrebbe essere niente di speciale. No, forse è qualcosa di speciale. È Mr. Mo, è Mega Mo, vero? No? Mostro? No, allora no. Allora non è un enorme problema. Via. Ci vorrebbe una versione di mostro che non salta e non spona. Fa soltanto questo. Ma credo che anche questo salti, in teoria. Solo che non lo sta facendo. Infatti, vedete? Adesso lo fa. Non lo faceva solo per pietà nei miei confronti, probabilmente. Ah, pericolo. Che cosa mi ha preso? Non ho capito cosa mi ha colpito. Non stavo guardando. Ok, basta, no? Dammi qualcosa. Addirittura una moneta. Sarà troppo? Bene, questa stanza del boss mi ha costato un mezzo cuore spirituale. Inutilmente. Muy bien. Andiamo dal boss. Via, su, su. Ah, non prendo, usare la chiave. Vedete, il mo... ah, c'è un cuore. Oh, l'ho vista. L'ho vista. L'ho vista. Vado a prendermela. L'ho vista. Ok. Un cuore spirituale più una bomba non fa male. Chi c'è? Mamma. Avevo ragione. Ok, va bene. Ho fatto bene. Quindi, qua cominciamo a fare pipi, pipi. Qua. Dammi un'altra facciata. Dai un'altra facciata ancora. Basta. Stop. Basta così. Va bene così. Sto bene così. Ohnia. E ho cambiato tasto, pulsante. Devo usare l'analogico adesso. Aspettate un attimo. Che cazzo? Cosa ho raccolto che mi fa fare questo? Ah, Course Die. Oh, no. No, Course Die. No, non mi dire. Oh, signore. No. Quindi rischio di dover farlo... di doverlo farlo 18 volte, la mamma. Pericolo ogni volta. Mi cago in mano. Spero vivamente che non succeda più. Ti prego, non lo fare mai più. Non lo fare mai più, ti prego. Sto usando l'analogico adesso, perché con Course Die fondamentalmente potrebbe essere più utile che... Ok. Dai, datemi un po' una mano, mosche e... Mancato, scusate il fischio, non dovevo fischiare. Non si fischia nei microfoni. Lo dico a dedo durante le live mille volte, poi lo faccio io. Perdonatemi. Quello deve morire. Ok. Non mi portare indietro di nuovo. Mosche, datemi una mano. Ok, finalmente. Stanno facendo danni, ma non stanno facendo proprio tutti sti danni che volevo. Oh, tutti i danni che volevo. Oh, no, 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 no. Non sta più uscendo. Oh, il piede, dicevamo. Oh, eccolo lì, mi ha preso. No. Manca poco, manca poco. Manca molto poco. L'ho visto partire, ma non ho fatto in tempo a togliermi. Non fare cagate. Ok, abbiamo perso solo tre cuori.
Due cuori? Non siamo fortissimi, come avete poi... vaffanculo. Scusate. Ci stava. Tre oggetti del patto con l'angelo, uno peggiore dell'altro. Rosary che non serviva. Holy Water che... peggiore. Hanno messo come oggetti per il patto con l'angelo, hanno messo degli oggetti che non dovrebbero minimamente esistere. Tipo, che non dovrebbero esistere come oggetti del patto dell'angelo. Tipo Holy Water, che non lo era, se non sbaglio. Che non lo era. Ah, feromoni, via. Non serve a niente. Hanno messo Dead Sea Scroll, se non mi sbaglio. Anche. Che non era nel patto con l'angelo. Hanno messo degli altri oggetti che sono veramente disgustosi, che non dovevano minimamente avere a che fare con il patto con l'angelo. E hanno peggiorato anche quello. L'hanno reso più difficile il gioco, per carità. È un po' più sensato visto per noi. Per no. Sarà una fatica, ve lo dico. Sarà una fatica. Non mi ricordavo che Curse Die avesse questa cosa qua. Che mi dà veramente noia, molta noia. Quello sarà qualcosa di utile, avrà un senso fare tutto ciò. Ecco, e poi picchiarci dentro per sbaglio. Per un I found pills, ma va. Ridammi il mio oggetto. Ma porco il cazzo! Non voglio parlare neanche di questo. Ho perso un sacco di cuori. Da deficiente, mai fare questa cosa. Non lo facciamo, non lo fate mai. Soprattutto se lo volete fare, fatelo con il digitale, non con l'analogico, eh? Meglio? Beh. Maledizione a me. Ah, sono rimasto male. Ci sono rimasto molto male da sta cosa. Potevo usare addirittura anche il coso per... Morite tutti, merde. Adesso sono molto acidino. Adesso sarò per tutta la run, sarò molto acidino. Vai, veloce, via dalle palle. Porca miseria. Cavolo di creep. Sta 6 ore lì per terra. Ah, le picchiato dentro come un piccio. Allora, concentrati, Matteo. Concentrati. Testa, testa. Come si dice. Come dico molto spesso ad altri, testa. Tu dove sei? Ok, perfetto. Opla. Allora, devo uscire vivo da sto piano, assolutamente, non posso fare altre cagate. Ho le bombe per poter poi, quando arriverò a Satana, se ci arriverò mai, perché a questo punto rischio anche di non arrivarci, per poter scoppiare un po' tutti i fuochi fatui esistenti. Ok. Quindi posso stare un po' più tranquillo. Devo stare tranquillo. Questo è gratis? No, una cagata. Fa schifo. Non entro qua dentro perché vorrebbe dire perdere due cuori spirituali. E rimanere a uno non mi sembra proprio una genialata. Già ne ho persi abbastanza lì. No, mamma mia. Sarà mica il caso di... Ma io direi che è il caso di usarla. Cosa dici? Cosa mi dite? Ok, sì, era il caso. Era nettamente il caso di usarlo. Devo capire dove si stanno materializzando. Mancato. Sono ancora due, ce n'è ancora due. No, non ce n'è più. Ce n'è uno, lo sento. No, non ce n'è più. Ok. Stanza corta, stretta e lunga. Non mi piace neanche questa. Però forse è un po' più attuabile. Ok. Vieni qua, Diglett. Quindi questo è quello che sono quando escono dalla roccia. Escono integralmente da terra. Questi Diglett. Scusate se mi sono un attimino insilenzito. Ma perché, porco Giuda, maledetto? Per questo motivo. Allora, con un attimo di ragionamento, cerchiamo di trovare un po' la stanza segreta che non si sa mai. Può essere uno, due, tre posti. Può essere in tre posti. Quindi
Ho 9 bombe, volendo posso farlo. Posso permettermelo. Allora andiamo a vedere, dai. Qui ci può essere? Sì, può esserci. Volendo, fosse qui. Bene, bene. I like it. Ma perché no? Volendo, posso entrare gratuitamente qua dentro e vedere cosa c'è. Ok. Ok, un cuoricino spirituale l'abbiamo ripreso. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sono moderatamente soddisfatto di quello che ho raccolto. Anche se vorrei più cuoricini spirituali. Vorrei un Dark Balm. Ecco, scusate il telefono, eh. Oh, le televendite. Maledizione, maledizione. Come le ho le televendite? Le offerte pubblicitarie. Una delle cose che non vedo l'ora di perdere una volta che tra qualche giorno andrò a vivere da solo. È proprio il fatto che non avrò più telefonate perché non avrò un telefono, fondamentalmente. Quindi potete capire il mio sollievo in quel caso. Quel Diglett lì deve morire velocemente. Grazie. Ok. Ora sono più tranquillo. Sbaglio, Scolex sta scattando. Scatta. Oh signore, via di qua. Vieni qui, bravo. Scatta, vedete che scatta un pochettino, mi sembra. Non me lo so, sto sognando. Ok. Patto col diavolo. Moderatamente inutile. Feromoni, amnesia. E il tap. Oh yeah. I like it. E speed up. Ne potevo fare a meno, forse, sapete? Ho fatto una cagata! Madonna, oggi che robe brutte che sto facendo in continuazione. A parte il fatto che non conveniva comunque. No, non ho fatto una cagata. Fate conto che io non abbia detto nulla. Non ho fatto nessuna cagata. Non avrei comunque preso nessun patto col diavolo. A prescindere. Allora, abbiamo tanti soldini. È il caso di andare all'arcade, cosa dite? Quindi, musichetta, wii! Ah, utile, mi hanno detto il dollaro qua, eh. Sì. Vabbè, possiamo scoppiare anche questo d'altronda a questo punto. Speravo vivamente in qualcosa di furbo, ma purtroppo niente. Direi che lo possiamo prendere già adesso, questo, perché intanto è scoppiabile. Qui cosa c'è? Non c'è niente di utile, andiamo via. Ha pagato con un dollaro ora. Completamente inutile. Abbiamo forza, ma non abbiamo abbastanza forza. Siamo abbastanza potenti dal punto di vista dei danni, ma non proprio così tanto. Quindi andiamo di qua. Facciamoci furbi. Ok. Non facciamo tantissimi danni. In compenso questo cos'è? Ah, le pillole basta. Oggi non ne prendo più di pillole, ve lo dico. Dingle. Non è un grossissimo problema, direi. Soprattutto se si incastra nella nostra cacca bianca. La nostra schifezza bianca. Non vi dico che cosa può sembrare, ma va bene così. Sappiate che io non ho detto niente. Giù. Io preferisco giù. In questo caso abbiamo 23 monete. Ammazzati, aspettiamo che il creep vada via, che non si sa mai. La prima cosa è meglio uccidere quello, per prima cosa. Poi tutto il resto è secondario. Non volevo raccogliere la pillola e perdere. L'avevo detto che non lo facevo, ma lo faccio. Are you Wizard? Meglio ancora. Sempre peggio. Sempre peggio. Devo aspettare, quindi. Devo aspettare per forza. Non posso fare altro. Non voglio fare altro. Però spara sempre da un lato, vero? Ma potrebbe essere. Si potrebbe fare comunque. Ok, si può fare comunque. Coraggioso, in questo caso, devo dire, però. Subisco un danno adesso, mi incazzo come una lince. Ok, ha smesso. Ha smesso.
Sto, cosa state dicendo? Mi dite, ma che cazzo stai facendo? Non usi Vision, non usi Vision. Voglio usarlo con Satana. Io voglio credere al fatto che riesca ancora ad arrivare a Satana tranquillo. Ok. Smesso di lampeggiare qua sotto, eh? Riesca ancora ad arrivare a Satana tranquillo e poter usare Vision lì. Doppietta. Ci arrivo là in fondo? Sì, che ci arrivo. Sono ottimista. Mi piace. Allora, se la metto qua non dovrei fare danni, vero? Ok, perfetto. Vieni. Gioca con me. Così, basta che gli sto attaccato così. Cosa mi dai di bello? Ma che fortunello, guarda. Oh, tu invece scoppia perché mi stai sulle palle per colpa del tuo fratello. Oh, sì. Va però, addirittura una cassa? Sarà troppo. Oggi non abbiamo tanta fortuna, eh? Tanta fortuna! Non siamo pieni di fortunellità. Andiamo su, vediamo cosa c'è. Vabbè. Questo con un po' più di con un po' di furbizia non dovrebbe essere un grosso problema. Ok. Sono belli resistenti i cosi. Mi sembra di capire. Wow, sono resistenti, sì. Porca miseria. Noi non facciamo abbastanza danno, però anche loro reggono. Ok, fatto fuori uno. Finché sono così sono meno dannosi. Oppla, niente ancora. Wow. Che resistenza. E questo. Oh, ce n'è un altro qua in cima. Non l'avevo visto. Mi sono incastrato nel bordo. Aspetto di fare danni e controdanni. Ok. Sto parlando poco dei fatti miei, come capita di solito. E molto, molto di più del gioco. Ma perché mi sono reso conto di aver fatto. Di aver incasinato le cose molto velocemente e molto presto. E quindi mi sto concentrando sul gioco per non fare figure di cacca, fondamentalmente. Cosa che non faccio di solito. Cosa che non succede di solito me ne frego. Ma perché di solito giochicchio. Questa volta ho giocato malissimo dall'inizio perché stavo parlando. Ma, ok. Ho giocato malissimo dall'inizio, poi stava raddrizzandosi tutto, poi ho ripeggiorato le cose. Notevolmente. Allora, questa è la mamma, è vero? Dai, andiamo. Opla, uno. L'ho mancato. Due. Ah, ho preso. Ho sbagliato mira. Non farmene pentire. Ho fatto una riga di cagate colossale. Ok, ora è il momento. Non gli sto facendo niente. Non gli ho fatto niente proprio. Altro che. Non gli ho fatto proprio niente. Wow. Che brutta cosa. È una porcheria. Oh, il cazzo. Sta sparando velocissimo. Troppo veloce per i miei gusti. Ok. Va bene, ora è tornato a ritmi lenti. Ho fatto un'altra cagata. E questa mamma è un po' più complicata del solito, perché non stiamo facendo abbastanza male. Resta lì, resta un po' qua, così, sta un po' lì, con calma. Fatti dare quattro baccate così veloci senza rompermi le palle. Resta lì, con calma, non fare niente. Stai lì, goditi la vita. E ora incomincio con i laser, lo sapevo. Devo restare concentrato. Concentrati, Matteo. Concentrati. Hai sbagliato? Ha smesso? Ha ricominciato? Non facciamoci colpire come dei pirla. Ah, poteva andare meglio, però poteva andare anche peggio. Ah? Ah, finito così? Perché? Perché non avevo il patto col diavolo? Ok, va bene. Va bene, va bene. Non ho capito. Non avevo ancora finito i cosi. Va bene, ok. Non ho vinto, non ho fatto il patto col diavolo, però abbiamo finito il gioco. Ok, va bene, perfetto. Fittosina Jar abbiamo scoperto. The Challenge 9 Demoman. Mi sembra strano, però. Aspettate un attimo. Status. Momskins? No, 9. Eh sì. Ok,
Questo era ancora, non avevamo ancora finito. Non avevamo ancora finito tutto. Eh sì. Era ancora a cuore e quindi se non avevamo preso patti col diavolo non potevamo tornare giù. Va benissimo, quindi abbiamo ancora un'incisione da fare. Va bene, va bene, va bene. Sto facendo confusione con i save probabilmente, come potete vedere. Quindi ci vediamo alla prossima puntata con la scelta. Comunque alla fine abbiamo vinto, va bene, ho vinto. Non siamo riusciti a salvarci. Quindi abbiamo uccisione della mamma con Lazarus, che non avevamo. Abbiamo da uccidere. Da uccidere Satana con Caino. Da uccidere tutto con Judas. Da uccidere tutto con Eve. Samson dobbiamo ancora sbloccarlo. Samson, mamma mia. E qua abbiamo praticamente quasi tutto, fatto quasi tutto con Azazel. E basta, direi. Ok, quindi scegliete voi, ditemi voi la prossima puntata cosa volete, che personaggio volete. Sceglietemelo voi. Poi ne farò tipo uno io a mio gradimento. Non so cosa sceglierò, devo ancora decidere bene. La win streak passa a 9 vittorie, quindi sono tipo ho perso la prima e vinto tutte le altre, una roba del genere. No, ho vinto la prima, poi ho perso la seconda e ho vinto tutte le altre, una roba del genere. Quindi se vi è piaciuto il video cliccate mi piace, se non vi è piaciuto mi dispiace. È stato bello comunque per me, è stato abbastanza divertente come run, anche se credevo di poter andare giù, ma non mi ricordavo che eravamo ancora lì. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e ci vediamo alla prossima puntata. Ta-ta.